Con Valentino Biavati, CEO della RVR, proviamo a vedere quelle che sono le novità presentate qui all'IBC di Amsterdam. Partiamo con la parte televisiva, due Digital TV Exciter che rappresentano in questo momento il punto di arrivo della tecnologia per RVR nell'ambito televisivo. Sì, nell'ambito televisivo sicuramente, abbiamo finito di realizzare questi due prodotti. Sono dei prodotti multistandard, quindi diciamo che possono andare su qualsiasi standard esistente in questo momento. E abbiamo già la tecnologia DVB-T1, DVB-T2 come sta andando in questo momento, e quindi diciamo che questi sono già prodotti al top, essendo un po' gli ultimi arrivati come prodotti, probabilmente rispetto ad altre marche rispecchiano le ultime tecnologie. La differenza tra i due prodotti, che uno è multistandard e l'altro invece è... Sì, diciamo che la differenza sta in questo senso, sta soprattutto nella potenza, cioè queste sono macchine, questa più grande è una macchina che arriva a 50 watt, quindi c'è già dentro un amplificatore di potenza, mentre questa è una macchina più piccola con un wattaggio inferiore. Ambedue multistandard, diceva? Ambedue multistandard, sì, multistandard. Con il controllo SFN. Esatto, con l'SFN, con tutti gli standard. Ormai sono macchine che comunque ne stiamo già vendendo diversi e ci sta dando molta soddisfazione anche a livello tecnico, insomma. Passiamo alla radio. Il Barracuda da 20 kW lo avevamo già visto al NAB, è un amplificatore modulare che consente appunto, grazie a dei moduli da 5 kW, di raggiungere anche potenze superiori ai 20 kW. Sì, in effetti questa è una macchina che stiamo consolidando sempre di più. Sono dei cassetti, il Barracuda praticamente è un cassetto da 5 kW, che è questo, e accoppiandolo appunto fra di loro si possono ottenere dei multipli da 5, 10, 15, 20, sino ad arrivare a una potenza intorno ai 40 kW. Questa è una macchina che ha avuto un enorme successo, devo dire, sia al NAB sia nell'ultima presentazione delle fiere. È una macchina perché ha il grosso vantaggio che è una macchina che comunque è molto compatta e soprattutto va a liquido. Andando a liquido significa che c'è risparmio di energia, risparmio di pulizia, risparmio di calore, ed è una macchina sicuramente all'avanguardia, al top in questo momento a livello mondiale. Con questa gamma di prodotti invece la RVR si preoccupa anche dell'efficienza energetica, quindi del risparmio, in qualche modo una linea che potremmo definire green line, come sì. Dite voi. Sì, noi l'abbiamo chiamata green line, è una linea molto compatta, questo per esempio che vediamo è un 10 kW MOSFET. Diciamo il vantaggio di questa linea è che è una linea dove i consumi energetici sono molto bassi, per cui alla fine diciamo l'occhio riguarda il discorso dell'energia, e quindi questa è una macchina che rispetto ad altre macchine consuma relativamente molto meno. Sempre con l'idea di seguire questo trend dell'efficienza energetica, del risparmio energetico, troviamo anche il modello da 700 watt. Sì, è un modello da 700 watt, molto compatto, molto piccolo, è una macchina che consuma praticamente poco di energia. E diciamo che la RVR in questi ultimi tempi si è specializzata diciamo, nei bassi consumi energetici. Diciamo che mentre per altri l'energia potrebbe essere così, è uno slogan, per noi è una realtà. Concludiamo con l'SDC200, che è uno stereo encoder di ultima generazione. Sì, diciamo che questo qui è un prodotto, in particolar modo questo che si vede è un portatile, cioè sono dei trasmettitori, ricevitori portatili che solitamente vengono messi per le dirette, vengono messi nei furgoni, vengono messi nei camion per fare le dirette di vario tipo, sostanzialmente. E con questo dallo stand della RVR è tutto. Antonio Franco, Valentino Biavati, dallo stand appunto della RVR, dall'IBC di Amsterdam, per millecanali.it.